Niente pista di pattinaggio su ghiaccio, al suo posto una giostra, sì, ai gonfiabili, ma evitando la tenso struttura, sono ormai gettate le basi per un progetto che mette tutti d'accordo sulla riqualificazione di Piazza Guido Monaco. Imperativo togliere il degrado e ridare vitalità alla piazza, soprattutto per evitare i noti problemi di ordine pubblico. Il progetto definitivo sarà presentato dal comune lunedì prossimo. Intanto soprintendenze e commercianti avrebbero trovato la quadratura del cerchio, anzi della piazza, che sarà come come detto più volte, suddivisa in quattro spicchi da dedicare a sport, bambini, famiglie e musica. Ho già avviato, ha affermato nelle ultime ore il sindaco Giuseppe Fanfani, un proficuo confronto con il presidente della Camera di Commercio per collocare nelle quattro aree della piazza altrettante strutture fisse che siano in grado di attrarre i cittadini, di valorizzare le attività commerciali e di rendere viva la piazza. Penso a strutture e attività stabili, non ritengo opportune iniziative estemporanee. Subito pronta la risposta di Confcommercio attraverso il suo direttore Franco Marinoni. Dei gonfiabili non siamo entusiasti neanche noi, per cui si può trovare qualsiasi altra soluzione adeguata a vivacizzare la piazza e a restituirla alla città. Purché di pronta e non solo teorica realizzazione, su Piazza Guido Monaco prosegue Marinoni, a nostro parere, vanno realizzate iniziative e non aperto un dibattito filosofico. Siamo disposti come sempre al confronto nell'interesse della città di cui fa bene a preoccuparsi il sindaco e delle attività commerciali di cui facciamo bene a preoccuparci noi.